chiedere di avvicinare la corona alla regina? This is what I do when I wear it. Can I look at this end? Yes, certainly. I like the Black Prince's ruby. With the idea that his plume was put into the stone for his on his helmet. Bit rash, but that was the sort of thing they did, I suppose, in those days. They were meant to be Queen Elizabeth's earrings. But they're not very happy now. They don't look very happy now. Most pearls like to be sort of living creatures. So they've just been hanging out here for years. It's all sad. So they don't look very happy. Well, I'm afraid so. I mean, the trouble is that pearls are all sort of live things. Yeah. And they need warming. I always wish I'd been there when they smashed it into pieces. So these are the chips that were left. And there are two or three other bits too. He hit it with this, whatever you'd hit a diamond with to get the right thing, and he spent hours looking at it, you know, and then he fainted when he'd done it. But I don't know whether that's just a story. It had a brown flaw in it. He hit it, and all the bits fell out, and the brown bit disappeared. Well, he hands it that way, you see, right, so that, yeah. I put it on. Oh, when he hands it, then I put it on straight. Yeah. Yeah. It fits. È pesante? Well, I think it's 3 pounds or something. Quite heavy. È comoda? No. No, nothing like that is comfortable. No. The more jewels, the better. Still is heavy. Yes, it is. Yes, it weighs a ton. It's very solid, isn't it? Tempo scaduto tra nodi, temi e poltrone, la partita tra il Movimento 5 Stelle e l'ex rottamatore alla fine si è arenata. Chi è che ha cominciato a mettere veti è Matteo Renzi, che ha posto davanti all'interesse del Paese l'interesse di recuperare qualche poltrona di ministero, sottosegretario in più. Fumata nera, i nodi restano tutti lì, giustizia, MES, TAV, scuola, ed è uno stallo che sembra sorprendere i grillini. Durante questa giornata abbiamo assistito da parte della delegazione di Italia Viva ad una serie di attività quasi ostruzionistiche, malgrado le aperture, anche sui temi come la prescrizione. Chi ha cominciato a mettere veti è Renzi, dichiara il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi. Noi non abbiamo messo nessun veto, questo tendo a sottolinearlo, su nessun nome, perché non è questo tra l'altro il momento in cui si parla di nomi. Malgrado ciò, ci è stato richiesto sempre e continuamente di andare a discutere dei nostri nomi. Per certo sul nome i pentastellati da subito si erano arroccati. Il re non si tocca, hanno ripetuto per giorni, compatti intorno all'avvocato Conte, il pilastro del nuovo esecutivo che ora sembra sfumare sempre di più. Hanno cercato di smussare vecchie diffidenze e nuovi rancori verso l'ex rottamatore Grillini, temendo però che Renzi fosse pronto a rialzare la posta su tutto, contenuti, posti di governo e in extremis anche sul premier. Ma io penso che questo sarebbe davvero parossistico, perché Italia Viva sa benissimo che il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e l'EU vogliono Giuseppe Conte premier. I più critici verso Renzi, i passionari di questa crisi, Barbara Lezzi, Nicola Morra, Alessandro Di Battista, che oggi ha parlato di una crisi politica oscena, di un paese reale che soffre, li hanno definiti una fronda grillina, è solo dialettica interna, mandano a dire tra i nomi anche quello del senatore Mattia Cruciolo. Io non mi sento un frondista, la dialettica è accesa naturalmente, perché come me anche tanti altri colleghi non sono pronti a qualunque tipo di compromesso, e tuttavia siamo consapevoli che per governare, per tentare di governare un compromesso su alcune questioni che non
non siano però lesive dello spirito stesso, dei principi fondanti che ci hanno mosso a scendere in politica, deve essere tentato. Intanto proprio oggi, mentre dal tavolo si levava la fumata nera, si è consumato anche lo strappo del deputato Emilio Carelli dal Movimento 5 Stelle, che ha lasciato per passare all'opposizione. Shock, poi la levata di scudi? No, al governo Draghi, dice da subito Crimi, dettando la linea. Noi non daremo la fiducia a un governo sostenuto da Renzi e da Berlusconi. Inoltre Mario Draghi rappresenta, incarna quel potere economico-finanziario che il Movimento 5 Stelle ha sempre combattuto. Poi se ci saranno dei provvedimenti tesi al bene comune, li valuteremo di volta in volta. Ci sono i moderati che si interrogano, discutono, qualcuno prova ad aprire timidamente all'ex banchiere, sebbene a determinate condizioni. Secondo me bisognerebbe ripartire dalla possibilità che nel prossimo governo esistano dei presupposti politici, quindi di partecipazione dei partiti che vorranno aderire a questa alleanza il più ampia possibile, come ha raccomandato il Presidente della Repubblica, ma con propri ministri. Cioè, ecco, io non credo che sia più il tempo di un governo tecnico fatto da persone che sono distanti dai temi e dai bisogni del cittadino. Niente, leali a Conte no a Draghi, avrebbe detto Grillo ai suoi, approvando la via indicata da subito dal capo politico Crimi, ma il segnale in molti all'interno del movimento lo aspettano da Conte, dall'avvocato del popolo, che avrebbero voluto ancora a Palazzo Chigi. Serve l'aiuto di tutti in questo momento, soprattutto delle voci autorevoli e storiche del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo si è appellato anche a Conte e noi stessi, noi del Movimento, che abbiamo sostenuto il professor Conte in ogni suo passaggio fino ad oggi, ci aspettiamo che lui dica parole di responsabilità in questo momento e che favorisca la compattezza del Movimento 5 Stelle. No al governo tecnico, ribadisce Di Maio, no ad attacchi a Draghi, dice il ministro degli Esteri, ma la strada è un'altra, quella di un governo politico, e rivendica: se questo paese ha ottenuto la fetta più grande del recovery, e 209 miliardi, è soprattutto grazie a noi, al Movimento 5 Stelle. Qualcuno dovrebbe riconoscercelo. Moderati, ma non solo, sull'altro fronte ci sono i passionari, gli oltranzisti, che interpretano la scelta di Draghi come la più divisiva possibile. Per la sua storia Mario Draghi mi pare che abbia soddisfatto più le esigenze dei mercati finanziari piuttosto che dei diritti civili. Arriva l'apostolo dell'elite, dice Di Battista, e oggi in una lunga riunione congiunta da remoto le due anime del movimento si sono confrontate per cercare una via comune, o meglio per capire come sciogliere il nodo Draghi e soprattutto se farlo ancora tutti insieme. Eventualmente ci fossero temi, diciamo, a voi vicini, sareste anche pronti a parlarne? Si dice, no? Andando vedendo, io voglio vedere l'agenda politica. Mi sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Mandato io e va, va avanti tu che adesso c'ho da fa, sarai la mia metà, ma si non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. Così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce mando sola, io te ce mando sola, sola senza te. Già che ce so, me devo.
lo stato obeso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, a coso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che ci sta, a te ti danno la medaglia d'oro e noi te ci mandiamo tutti in coro. E va, la corrente cambia l'aria, io so salmone, non mi importa niente. Ci andrà controcorrente e va, che più sei grosso più ci devi andare, e ti ritroverai nel posto giusto, e prima o poi vedrai ci provi gusto. Solo scherzando, sto solo cantando, sto solo scherzando. C'è un fatto che mi butta giù il morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, così che mi incoraggio e mi consolo col fatto di mannarmi c'è da solo. Scondi dietro a un vetro, la mano c'hai davanti e l'altra dietro, e va, è inutile che stavo a litigare, tenere se abbracciati stretti stretti, che tanto prima o poi ci annamo.